una giornata particolare per quanto è successo in Francia, ho pensato di parlarvi di Honoré de Balzac, capolavoro sconosciuto. Il capolavoro sconosciuto è la storia di un pittore, in particolar modo, inventato, e questo pittore inventato fa un piede che è stupendo, perché lui è il più bravo di tutti, e poi fa un disegno tutto strano, con linee strane, e siamo nel 1803. Non viene compreso questo pittore, brucia tutti i quadri e muore perché è un artista incompreso, come spesso è capitato. Siamo nel 1830. 50 anni dopo nasce Picasso. Nel 900 Picasso va ad abitare a Parigi. Va ad abitare a Parigi e lui è ossessionato da questa storia di Balzac. Allora lui va ad abitare nella casa in cui questo pittore, che aveva fatto questo quadro, che aveva fatto questo astratto, che forse è la descrizione del primo astratto in assoluto, e noi abbiamo ora questa libertà di fare queste cose perché abbiamo avuto questi maestri che ci hanno preceduto e che hanno aperto queste nuove strade. Per cui in questo giorno particolare io volevo un ringraziamento per Balzac, francese Balzac. Però, bravo.